quanto pare solo a comporre bellissime canzoni. Sentiamo perché da Orazio Cipriani. Un concerto all'insegna di musica e ambiente, anche a Reggio, quello dei Pooh. Tanti brani eseguiti, innanzitutto quelli dell'ultimo CD, 100 di queste vite, che dà anche il nome al Tour 2001. E poi quelli già noti, che li hanno resi famosi, un repertorio denso di brani che hanno fatto la storia recente della musica italiana. Da piccola Katie a Uomini Soli e poi Parsifal, Tanta voglia di lei, Pensiero, Dammi solo un minuto, Noi due nel mondo e nell'anima, Notte a sorpresa, Chi fermerà la musica. Tutte canzoni che hanno infiammato il grande pubblico accorso al Palapentimeli. Ma quella dei Pooh è stata una giornata intensa. Il più celebre gruppo italiano è infatti fortemente impegnato nella campagna di Federtrasporti e WWF contro l'inquinamento. Prima del concerto i Pooh, la cui immagine campeggia sui manifesti con tanto di mascherine antiveleni, hanno incontrato i giornalisti nella sede dell'ATAM, l'azienda trasporti per l'area metropolitana di Reggio, presenti il presidente della giunta regionale Giuseppe Chiaravallotti e il sindaco Italo Falcomatari. Nell'occasione il quartetto è stato premiato per aver promosso senza compensi l'immagine di Reggio. Poi salito su un autobus ha effettuato un giro per la città tra l'entusiasmo della gente. A fianco dei Pooh, i 20 fortunati fans vincitori di un concorso indetto dall'ATAM ai quali è stato regalato un biglietto per il concerto.